prego Alberico Tomasiello, presidente della Prologo di Foropaga, di prendere la parola e di mostrarci il suo contributo. Buonasera a tutti. Innanzitutto saluto tutti i presenti e ringrazio in modo particolare la Fotocomitiva per l'invito a questo importante incontro. Un apprezzamento anche per l'intervento dell'avvocato D'Anzillo che ha ricostruito gli ultimi 60 anni di storia e che per una persona, per tanti giovani che stanno qui questa sera, è qualcosa di veramente prezioso. Inoltre saluto il sindaco e tutti quanti chi mi ha preceduto e chi mi seguirà nel corso degli interventi. Partecipo con molto piacere a questo incontro nel quale si parla di un argomento molto importante del passato, del presente e del possibile futuro che ha la nostra comunità, in quanto le difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo sono evidenti sotto gli occhi di tutti e la situazione, come diceva l'avvocato D'Anzillo, è tutt'altro che rassicurante. Ma diciamo che dobbiamo essere ottimisti e per una persona che come me a una giovane età ha deciso di rimanere a Solopaga e di iniziare un'attività lavorativa a Solopaga penso sia qualcosa che devo avere per forza. Mentre in qualità di presidente del Prologo, pensando al tema del convegno, mi vengono in mente due cose: la festa dell'uva, che assorbe la quasi totalità delle energie della Prologo, e l'altro è il ruolo della nostra associazione che ha avuto nel passato e che potrà avere nel futuro per dare una mano, per aiutare lo sviluppo del territorio. Quindi approfitto per chiarire in questa occasione che cos'è una Prologo e come negli ultimi tempi si sta pensando di trasformare. La Prologo è un'associazione di volontariato che grazie al lavoro di volontari ha scopi e finalità che vanno dalla promozione sociale alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità del nostro territorio, sia dal punto di vista naturalistico, culturale, artistico, turistico ed enogastronomico. Detto così in due righe sembrerebbe una cosa facile e bella da realizzare, però vi assicuro che non è affatto semplice, poiché per fare tutto ciò c'è bisogno di enormi sacrifici e a volte insomma c'è bisogno anche della collaborazione, la giusta collaborazione delle istituzioni, di tutti gli enti, di tutte le associazioni e soprattutto della civiltà civile. Pertanto con l'esperienza che porto da volontario della Prologo posso dire che le idee che cerchiamo di mettere in campo per la promozione, per raggiungere quindi le finalità dell'associazione, sono ambiziose, ma molto spesso si scontrano con difficoltà veramente elementari. La più eclatante è la mancanza di una comunità di intenti e di partecipazione da parte delle persone, che riflette una condizione che vive la nostra comunità, che è una marcata frammentazione sociale. Quindi ci interroghiamo su come uscire da questa situazione. Nell'era di internet e dei social network è paradossale dire che quello che forse manca è proprio la capacità di comunicare e di utilizzare correttamente non gli strumenti moderni che ci offre la tecnologia, ma uno strumento che ci dovrebbe caratterizzare e distinguere, cioè il linguaggio. Quindi non è concepibile nessuna forma di socialità senza una corrispondente forma di comunicazione, ed è questa la difficoltà maggiore che viviamo nella Prologo nell'attuare le proprie attività, forse perché ancora prima del linguaggio si deve comprendere che chi interagisce in un dialogo forse ha prospettive ed interessi diversi. Quindi la soluzione secondo noi potrebbe essere semplicemente quella di imparare a conoscersi tra di noi, cominciare a capire quali sono gli intenti e gli obiettivi di ognuno e capire questi obiettivi e queste idee nella loro diversità come possono trovare insieme una collocazione. Quindi parlarne, trovare una soluzione condivisa e andare tutti nella stessa direzione.
Nel recente passato della Proloco, ovvero in questi 3 anni in cui mi onoro di rappresentare questa associazione, con il consiglio direttivo, con i soci e con le persone che volontariamente prestano il proprio tempo e le proprie competenze, abbiamo scelto una direzione nella quale andare, un percorso da seguire, che riteniamo siano validi anche per il futuro e che poniamo alla vostra attenzione. Abbiamo scelto di puntare l'attività di promozione sulle tipicità del territorio, sulla riscoperta e la valorizzazione dei prodotti della gastronomia rurale e soprattutto del prodotto principe del nostro territorio, cioè il vino. Ne sono esempio le manifestazioni, il premio Filo d'Olio, il Sannio Wine Festival, una nuovissima manifestazione che da 2 anni ha visto la luce e che per la prima volta ha portato a Solopaca e all'interno della Festa dell'Uva i produttori di tutto il territorio. San Martino ogni mosto e vino, solo per citarne alcune, e la partecipazione che abbiamo avuto a manifestazioni che vanno al di fuori del territorio di Solopaca, con la collaborazione che abbiamo attuato con le altre proloco del territorio, nel segno dell'unione delle forze e della promozione dell'intero comprensorio, affinché qualsiasi evento possa avere una giusta importanza e una giusta risonanza, come l'esperienza fatta di recente per questo Natale con le proloco della città telesina, un'iniziativa che è partita con un interesse comune, cioè quello della solidarietà, e che comunque ha dato una spinta per trovare intesa tra le associazioni e le istituzioni di questo nuovo nascente organismo, che speriamo non sia una semplice aggregazione di paesi, ma una città portavoce di intenti. Siamo convinti per il futuro di Solopaca, inserito in questo contesto ampio, che si debba puntare di più sull'agricoltura e sul turismo, arricchire il prodotto vino e riempirlo con un contenuto culturale e rafforzarne sempre di più il legame con le tradizioni e la storia. Allora la strada da percorrere sarà quella di creare un connubio tra il prodotto per l'eccellenza della nostra civiltà contadina e la cultura del nostro territorio. E quale strumento migliore se non la Festa dell'Uva? La Festa dell'Uva è l'evento che più ci rappresenta, se ne parla sempre e tanto, ma si trascura forse, cercando tra le motivazioni che hanno portato ad un evidente punto di stallo, quella che forse è la più evidente. Qualche anno fa, in occasione della pubblicazione del libro del professore Virginio, La civiltà del vino, a cura della Proloco, si disse: la festa dell'uva è una festa creata dalla cultura contadina e purtroppo non c'è stata mai una comunità di intenti tra il mondo della campagna e quello della cultura. Diffidenti contadini verso gli scarponi fini, aristocraticamente distaccati. E né la sagra prima né la festa dell'uva poi sono riusciti a colmare questa frattura. Quindi emerge che il problema principale, uno dei problemi principali, è una frammentazione tra la realtà e la natura contadina di questa manifestazione e la cultura che deve e può nascere da questa manifestazione. Quindi il problema risulta essere la capacità di dialogo che c'è, ma anche della creazione di un gruppo. Il gruppo sembra un concetto semplice e scontato, ma è tutt'altro, è quell'entità a cui la Proloco negli ultimi anni ha mirato e a cui tutti dovremmo puntare in futuro. Gruppo, ma non semplice aggregazione, perché mentre il primo è un fatto univoco e duraturo dal punto di vista socioculturale, il secondo nasce da una collaborazione momentanea che poi svanisce ed è la causa del mancato decollo della festa dell'uva. Quindi il nostro auspicio, e parlo a nome di tutto il gruppo della Proloco, mi auguro che a partire da questa sera si inizi a comunicare realmente e soprattutto lealmente per fare gruppo e non aggregazione, e forse solo così saremo capaci di progettare un possibile futuro. E facendo mie le parole di conclusione dell'avvocato Danzillo, da parte nostra ci sarà sostegno, solidarietà e partecipazione.